Allora, questa è la targa con la sovrapposizione del monastero della Vittoria, il monastero perduto alla Vittoria, che si trova sotto il nostro cimitero. Il monastero perduto alla Vittoria, lo diciamo perduto perché c'è stata proprio una damnatio in memoria. Era un monastero che era stato dimenticato, ma dimenticato anche dal punto di vista della memoria. I frati celestini che l'avevano abitato per volere di Francesco I, infatti il monastero era stato costruito nel 1518, era partita la fondazione, proprio per raccogliere i morti della battaglia. Poi sarà Don Emanuele a spiegare più particolarmente la storia del monastero della Vittoria. Cosa abbiamo fatto noi con questa targa? Noi ci siamo basati proprio sul rilievo di Don Inganni. Don Inganni nel 1879 è diventato cappellano a Zivido e quando è diventato cappellano gli hanno detto che doveva fare due messe ogni anno in memoria di un'antica battaglia. Nessuno sapeva più che cosa fosse questa battaglia e perché si dovevano dire queste messe. Ha fatto le sue ricerche, ha scoperto la grande battaglia che è stata una battaglia internazionale per il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano era un ducato ricchissimo, faceva gola a tutta Europa e quindi c'era stata questa battaglia fra il Ducato di Milano, i francesi e gli svizzeri. Ha vinto il Francesco I, re di Francia, e in quella notte dove non si riconoscevano nemmeno le truppe se erano francesi o se erano svizzeri, ha fatto un voto alla Madonna e aveva detto se avesse vinto la battaglia avrebbe fatto questo monastero. Così è stato. Allora, questa tavola che cosa identifica? Identifica il monastero rispetto al nostro cimitero cittadino. Come abbiamo fatto? Ci siamo basati sulla cartografia di Don Inganni, dove all'epoca aveva disegnato una piantina dove evidenziava la Gerenzana, e con le nostre planimetrie del PGT del comune di San Giuliano, dove è ben identificata tutto il nostro sistema idrografico, le abbiamo sovrapposte e abbiamo visto che naturalmente partendo poi anche dai pilastrelli. I pilastrelli sono quelli che si vedono lungo la via Emilia ed è l'unico manufatto esistente che rimane visibile del monastero. Nel fare questi studi ci siamo accorti anche che il ponte è il ponte cinquecentesco. Noi lo vediamo coperto da rovi, dimenticato, ma il nostro studioso Mauro Manfrinato ha potuto di professionisti, Eliana Odelli e Giuseppe Quattrocchi hanno elaborato questa mappa e ha collaborato con noi anche il geometra Romagnoli dell'ufficio tecnico di San Giuliano Milanese. Una cosa che voglio sempre ancora far presente è l'attenzione ai colori della mappa. Questi colori sono stati mappati dai disegni delle mappe di Don Inganni, quindi non sono state scelte così a caso, ma proprio per dare una continuità anche in questo lavoro alla storia che c'è sempre stata. Quindi il rosso, qui sono stati definiti con il rosso tutto ciò che è in elevazione, questo oro era per le strade, il verde quello dei campi e il blu quello dei segni d'acqua. Io volevo farvi notare che qui c'è la Gerenzana,
che passa. E se voi confrontate la mappa del Doni Inganni, che potrete poi vedere, vi spiego poi dopo, con la nostra idrografia attuale, è identica, quindi riconoscibilissima. Altra cosa che abbiamo scelto di fare è mettere un QR code e un link. Voi qua, partendo da questo link, possiamo anche digitarlo adesso direttamente sul cellulare, esce una pagina dove vengono spiegate alcune cose sul lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Sarà una pagina in divenire, ma si inizia subito con il libro di Pierino, l'opuscolo che Pierino aveva scritto nel 2001. Non abbiamo voluto modificare nulla, proprio anche per il ricordo, proprio alla memoria di Pierino. Va bene così. Dopo ci sono le fotografie che sono state fatte ai pilastrelli quando c'è stato il taglio e la pulizia dei rovi di luglio, fatti da Eugenio Zanicotti. C'è sempre la mappa e poi c'è anche un articolo di Maccari dove aveva intervistato Mauro Manfrinato proprio per la scoperta del nostro ponte, quindi questo ponte cinquecentesco che così nel sud di Milano non ci sono. Una cosa volevo far sempre notare: i monasteri venivano sempre costruiti vicino ai dei corsi d'acqua. L'acqua era importantissima perché portava alle cucine, portava ai pozzi e poi dopo l'uscire consentiva tutte le acque reflue. Altra cosa che secondo me è incredibile e bellissima e noi conosciamo poco è il nostro sistema idrico, che i nostri fiumi, noi ormai non li conosciamo nemmeno più, sono tutti tombinati, tante volte non ci fa neanche caso che lì vicino al cimitero c'è questo corso d'acqua che è la Gerenzana. La Gerenzana è particolarissima. È una roggia che ha un diritto di acqua. Diritto d'acqua vuol dire che il Brivio Sforza era dei Brivio Sforza, era privata e serviva a loro per irrigare tutte le loro campagne, tutte le loro proprietà. Ma questi corsi d'acqua non è che ci sono da poco, ci sono da sempre. Già i romani avevano deviato per esempio l'acqua del Seveso perché si allagava sempre e ancora adesso non è stato risolto lo stesso il problema. E quindi avevano creato il canale Re dei Fossi, la Spazzola, la Gerenzana. Altre due note che mi sembrano particolari, curiose: la Gerenzana nell'Ottocento è stata deviata sempre a nord di, diciamo, nella zona di Milano dove c'è l'hotel Diana, quindi dalle parti di Porta Venezia, e la sua acqua, naturalmente filtrata con ghiaia e sabbia, andava a riempire una grandissima piscina di 100 metri per 50 ed erano i bagni pubblici. Dopodiché su internet c'è anche una fotografia che uno pensa che sia impossibile una cosa del genere a Milano. L'altra cosa sempre importante, la Gerenzana ha dato acqua ai cavalli che portavano il servizio pubblico, quindi i tramvai e gli omnibus. L'acqua per il sud Milano e per Milano in generale è importantissima. Un altro studio, quindi sarebbe anche bello poter continuare con questi studi. Grazie a tutti. Cristina Tosi, architetto, mi ha parlato anche con dovizia di particolari, con linguaggio specifico, perché appunto
competente nel ramo, quindi è qui presente in nome del Comitato Cultura Locale, quindi porta quindi anche i saluti di Cristiana Moruso, che non è qui presente, Renata Clerice, vedova di Pierino Esposti, qui con noi anche lei del Comitato, Clara Calabrese e Valeria Dainese, quindi un po' il Comitato che ha messo un po' in piedi l'attenzione per questo luogo. Perché ci troviamo qui? Perché questo luogo di memoria, di sepoltura, che ha continuato per ironia della sorte un po' questa vocazione, è proprio in questo angolo di San Giuliano, per due motivi. Il primo perché fino al 1515 si chiamava la vigna di Sant'Eusebio, che troviamo qua, l'abside della chiesa orientata ad est, chiesa di origine longobarda, un santo esaugurale insieme a Ambrogio e Martino, santi patroni longobardi, quindi fondazione VII-VIII secolo della nostra pieve di San Giuliano, una di epoca appunto longobarda, ai tempi della regina Teodolinda nel sud Milano, ai tempi molto estesa e andava fino quasi al Po, a Santa Cristina, il nostro porto della diocesi lungo la Bassa. E qui proprio Francesco I, il 14 settembre, giorno di Santa Croce, fece celebrare una messa proprio in ringraziamento della vittoria. Per questo fu chiamato Santa Maria della Vittoria. Ma non è un unicum questa dedicazione. Ad Agnadello anche lì c'è una cappella espiatoria voluta dallo zio Luigi XII, il padre della patria, qualche anno prima, a ricordo dei caduti della battaglia. Fino quindi al 1515-18 si chiamava quindi Vigna di Sant'Eusebio, qui c'era una vigna anticamente, prendeva il nome da questa chiesa antica. Francesco I, dopo tre anni, dal suo voto che fece a Santa Brera notte tra il 13 e il 14 settembre del 1515, diede così avvio a questo suo voto in maniera anche concreta, facendo costruire la cappella espiatoria, quindi appiccicandola un po' come a San Nazaro in Brolo, con la cappella Trivulzio, non a caso, davanti alla Basilica d'Apostolorum, costruendo un monastero 70 metri per 80, affidandoli a dei monaci benedettini celestini francesi. Cos'è che affidava loro? Affidava la memoria di quanti erano morti in battaglia e caduti e ricomposti, raccolti dai campi e riposti o in fosse comuni oppure per i nobili di Francia le loro viscere soltanto custodite qui nella cappella, mentre i corpi riportati in patria, imbalsamati in casse piombate. E se Don Inganni riuscì a trovare questo luogo fu per due motivi: perché i nostri contadini, ancora nella possessione granda, così veniva chiamata quindi contadini di qua, che nei registri della presa di possesso di queste terre hanno l'elenco ancora dei campi, si legge ancora tuttora che questo campo si chiama il campo della vittoria, la vittorietta, il quadrato della vittoria, il campo del soldato, questo perché rimandava ad una memoria, ad un evento. Certo, la battaglia aveva tanti fronti, diversi fronti, specialmente dopo la spaccatura con l'arrivo dei veneziani e gli stradiotti greco-albanesi, ma la cosa particolare è perché forse qui in questo luogo il re di Francia decretò ufficialmente la vittoria, la conclusione di questa battaglia che fu cruenta. Le stime parlano di 15 ai 20.000 morti, pensate, in una giornata di battaglia. E qui furono ricoverati buona parte, ecco, dei resti, se non poi anche in altre fosse comuni, i caduti. E da un'altra indicazione Don Inganni riuscì anche a risalire a questo luogo, a scoprire, quindi a ritrovare le planimetrie della chiesa antica, medievale, Sant'Eusebio, la prima chiesa di Zivido, la più antica, la cappella espiatoria del 1518 e il monastero annesso, perché era rimasta questa memoria nella popolazione di Zivido che ricordava che dalla vittoria, cioè questo campo che lui trovò Don Inganni, un campo coltivato, avevano trasportato su dei carri in maniera processionale i resti riesumati dei corpi e sepolti a Zivido. Questa notizia, che poteva sembrare quasi una favola, perché sempre un po' nei discorsi tramandati oralmente c'è sempre comunque un nucleo di verità, andò ad indagare se fosse vera questa voce. Infatti trovò qui effettivamente
il sito, il sedime del monastero e delle tombe, e a Zivido la cripta con i resti delle ossa dei soldati. Effettivamente 410 anni fa, se 500 anni fa fu edificato questo monastero, poi adibito al lazzaretto durante la peste di San Carlo, poi dunque anche come altra quindi ad altro uso, ad altra destinazione, nel 1608 decadde completamente, fu riacquistato dalla famiglia Bridio Sforza, che l'aveva venduta a Francesco I nel 1518, e dovette quindi trasportare nella sua chiesa di Zivido i resti anche del sedime della chiesa dove era stato edificato il luogo di culto, per ricordare, per celebrare perennemente questi soldati. E come dicevo prima, il 14 di settembre fu celebrata una messa in ringraziamento alla Vergine, secondo il voto che aveva espresso, così vuole la leggenda, ancora con l'armatura sul fusto di cannone a Santa Brera. Il giorno 15 per i caduti a loro suffragio e il giorno seguente per la pace. Quindi in questo luogo di pace eterna, che è ritornato come vocazione luogo di sepoltura dei nostri concittadini, ecco, esprimiamo così anche i nostri sentimenti di pace, che tanto sangue e tanta morte ha scombussolato così le nostre terre. Chiedo a tutti magari di fotografare il link, così potete accedere. E un'altra cosa, c'è anche il link gratuito a cui si può, dal quale si può vedere proprio il libro del Don Inganni, quello della Cappella Espiatoria in francese in Zivido. È una copia anastatica ed è stato digitalizzato dall'Università dell'Illinois. Noi abbiamo la copia originale in biblioteca. Comunque l'Università dell'Illinois ha fatto questo bellissimo lavoro, ci siamo messi in contatto con loro, è gratuita, leggetelo, scoprirete una realtà fantastica, una storia magnifica. Qui si è creata l'Europa, qui ci sono state grandi guerre, grandi morti, ma qui è iniziata anche la pace. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, io in realtà ringrazio Cristina, Renata, il Comitato Culturale Locale, l'Associazione Culturale di Zivido, Don Emanuele, che diciamo, potrebbe fare anche lo storico, perché ogni volta che si tratta di ricordare qualche evento, che sia sulla Battaglia di Boldone, la Battaglia dei Giganti, Don Emanuele, è sempre un piacere ascoltarti, quindi davvero complimenti. Come amministrazione abbiamo cercato di dare anche noi il nostro contributo, perché riteniamo che la scoperta delle radici di una città che è sulle pagine della cronaca o se ne parla sempre per qualche cosa di negativo, qualche cosa che manca, in realtà San Giuliano, come ha detto prima Cristina, è stata in qualche modo anche lo scenario dei tempi di pace per quel periodo. E questo non solo grazie a chi oggi è qui a raccontarlo, ma anche a chi ha fatto della Battaglia dei Giganti un po' un simbolo di San Giuliano, e mi riferisco a Pierino Esposti, che fin dai tempi più lontani si è appassionato e ha trasmesso alle generazioni giovani e meno giovani di San Giuliano l'amore per questa battaglia. Quindi credo che la possibilità di consultare anche il libro che Pierino ha scritto nel 2001 sulla Battaglia dei Giganti sia, come dire, una testimonianza d'affetto della città di San Giuliano a una grande persona che ha fatto della Battaglia dei Giganti veramente il simbolo della nostra città. E quindi davvero grazie, complimenti, e noi come amministrazione stiamo cercando insieme a WWF e ad altre associazioni di restaurare o riscoprire o rendere fruibili tutti questi scenari, questi luoghi che stavano all'intorno del Monastero della Vittoria. Speriamo che si possa iniziare a concretizzare qualcosa, perché, ripeto, riteniamo che le radici e le tradizioni vadano conservate, coccolate e divulgate, perché se sappiamo chi siamo,
sapremo anche dove andremo a finire e dove vorremmo andare. E quindi davvero grazie, vi aspettiamo oggi pomeriggio, adesso ci trasferiamo a Zibido e pomeriggio e questa sera continuiamo con il corteo storico e lo spettacolo, diciamo, per i più piccoli all'interno della piazza Brillo Sforza. Quindi davvero grazie e complimenti.